Un nutrito cartellone di eventi, laboratori, mostre, visite guidate alla scoperta della montagna pistoiese, dei suoi abitanti e delle tradizioni per conoscere e approfondire secoli di storia e di vita sull'Appennino tosco-emiliano. È il programma estivo dell'Ecomuseo della montagna pistoiese che si prepara ad accogliere turisti e appassionati di ogni età. Per noi questo è un momento molto importante perché l'Ecomuseo è un museo del territorio e della comunità e pensiamo che quest'estate anche tanti pistoiesi, tante persone anche dalle province circostanti possano venire a scoprire questo scrigno di bellezza, perché ci sono veramente tantissime opportunità di visita, di scoperta, di cultura e anche di benessere, perché siamo sulla montagna pistoiese. Tra le iniziative, la più vicina scadenza è legata ai dialoghi di Pistoia. Sabato 15 da Piazza San Francesco partirà una navetta che condurrà i partecipanti alle piastre per una camminata sul sentiero del ghiaccio e visita alla ghiacciaia della Madonnina. Nella stessa giornata, alle 17 a Ponte Petri, è prevista la visita al Museo del Ferro. L'11 giugno inaugureremo una interessante mostra mineralogica e paleontologica con dei reperti di decine e decine di milioni di anni fa che crediamo possa essere di grande interesse. La mostra si chiama La spirale del tempo e quindi unirà l'interesse per la paleontologia e per i fossili con i minerali. Sì, l'Ecomuseo della montagna pistoiese è una realtà importante per tutto il territorio e come assessore del comune capofila dell'ambito turistico devo dire che sono molto soddisfatto della collaborazione che stiamo avendo con il presidente e tutto l'entourage dell'Ecomuseo, perché queste attività sono un complemento importante per tutto il territorio. Tutti gli eventi possono essere consultati su visitpistoia.eu, il portale turistico di Pistoia e della montagna pistoiese.